Ok, i prossimi giorni mi vedranno protagonista di un'avventura di 2 giorni per l'appunto in montagna, a fare un campeggio libero, un bivacco così libero sulle montagne degli Appennini tosco-emiliani. Di conseguenza, per la prima volta su questo canale ho deciso di portare oltre alla finanza e oltre alla crescita personale, oltre alla crescita finanziaria, eccetera, eccetera, anche un video di viaggio. Wow, incredibile! Se dovessero piacervi, poi ne farò degli altri perché io adoro viaggiare, sono molto spesso in viaggio proprio per questa mia passione. Di conseguenza, se voleste vedere altri video di questa tipologia, ditemelo qua sotto nei commenti e io lo farò sicuramente. Detto questo, di cosa tratteremo in questo video? Beh, molto semplicemente è la mia prima volta in campeggio. Perché sì, viaggio molto, però solitamente prendo sempre un B&B o un albergo, eccetera, eccetera. Questa volta, per la prima volta, ho deciso di andare col sacco a pelo, con la tenda e con un fornelletto a gas. Di conseguenza, wow, incredibile, sarà la prima volta che accenderò il fuoco. E darò fuoco a una foresta. E mi arresteranno. Quindi questo sarà l'ultimo video che vedrete sul canale. No, dai, spero di no. Di conseguenza, dato che è la prima volta comunque che faccio un'avventura di questo genere, ho deciso di riprendere il tutto. Anche se c'è questa luce abbastanza orribile, molto scura sulla mia faccia, vabbè, scusatemi, è che sono in camera e qua non sono attrezzato per fare i video. Prima di partire, ovviamente, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi dovesse piacere, un commento qua sotto dicendomi per l'appunto, uno, se voleste vedere altri video inerenti al viaggio, e due, se voi avreste messo qualcos'altro all'interno dello zaino o se l'avreste gestito in maniera differente. Io ripeto, è la mia prima volta in campeggio, quindi sono molto molto inesperto. Quello che porterò semplicemente sarà quello che porto per un trekking normale, moltiplicato per due, più il sacco a pelo e la tenda e il fornelletto. Di conseguenza, purtroppo, non essendo molto esperto, probabilmente farò un sacco di errori quest'oggi. Quindi correggetemi qua sotto nei commenti. Ultimissima cosa, oltre al like, oltre al commento, vi invito anche a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che pubblicherò più avanti, perché wow, incredibile, farò altri video. Fantastico. Detto questo, partiamo subito facendo questo bellissimo zaino, partendo dallo zaino che ho scelto e tutto quanto. Ora vi cambio di posizione così vedete meglio. Ok, allora, io solitamente per trekking di breve durata porto questo zaino della Jordan, un classicissimo zaino normalissimo da scuola praticamente. Però mi sono reso conto che questo zaino non andava bene per il trekking che avrei voluto fare questi 2 giorni. Di conseguenza mi sono dovuto trovare un nuovo zaino. Io ne avevo già uno che è quello che adesso vi farò vedere, ovvero questo qua, uno zaino della Fools Gold, non so neanche che marca sia, però è un 80 litri tipo e secondo me è veramente veramente troppo grande per un trekking di 2 giorni. Anche perché l'ultima volta che l'ho utilizzato questo zaino per un trekking addirittura di 1 giorno, era il mio primo trekking in assoluto. La prima volta che l'ho utilizzato l'ho riempito totalmente perché quando trovi qualcosa di vuoto tendi a riempirlo il più possibile e riempendolo il più possibile questo zaino diventa davvero pesante. Inoltre solo lo zaino è più di 1,5 kg, di conseguenza ho preferito evitare di prendere questo. Quindi per quale zaino ho optato? Beh, ho optato per questo. Ho optato per questo zaino qua che è un Deutler, spero si pronunci così, da 35 litri con lo schienale rinforzato a rete. Questo permette uno di traspirare perché qua passa effettivamente dell'aria in mezzo, due permette di non avere tutto il peso sulla schiena ma dividerlo tra spalle e bacino grazie anche alla chiusura qua davanti. Di conseguenza come zaino ho optato per questo Deutler da 35 litri, l'ho comprato esattamente ieri appositamente per questo trekking e l'ho pagato 160 euro, no 140 perché mi ha fatto in realtà un po' di sconto, quindi l'ho pagato 140 al posto di 160 euro. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarlo nel caso in cui lo voleste anche voi. La tenda che utilizzerò è una tenda che porta la mia amica, di conseguenza non so di preciso che tenda sia, però ve la lascio qua sotto in descrizione perché mi farò mandare il link, è una tenda Decathlon da 20-30 euro, quindi costa veramente poco, ma per la prima volta in campeggio penso che vada più che bene, essendo che comunque non sappiamo se lo rifaremo, quante volte lo faremo e di conseguenza va benissimo così. Io di mio possiedo una 3 second, 2 second o quelle tende lì della Decathlon, ma è enorme e secondo me è totalmente inutile portarsi quella dietro, di conseguenza porto quella della mia amica che è grossa così ed è per 2 persone, quella della 2 second che ho io è per 4 persone. Altra cosa che bisogna assolutamente portare, secondo me, è il sacco a pelo e il materassino. Come sacco a pelo
Ho questo, sempre della Decathlon, non so se è pesante, non l'ho mai utilizzato, l'ho comprato e mai utilizzato, di conseguenza non so quanto sia pesante, ma è anche vero che saremo a un'altitudine di 1800 metri, di conseguenza penso che vada più che bene. L'unica cosa che non mi piace di questo materassino della Quecia, spero si pronunci così, è che è enorme, letteralmente piegato mi occupa quasi tutto lo zaino da 35 litri. E piegato su se stesso, aggrovigliato. Piegato invece dentro la sua custodia me lo occupa tutto lo zaino completamente. Di conseguenza ho detto no, piuttosto lo butto dentro così. Domani comunque, domani mattina andrò alla Decathlon e vedrò se c'è dei materassini, dei sacchi a pelo più leggermente più piccoli che al massimo faccio la sostituzione perché questo è veramente ingombrante. Io non so se tutti i sacchi a pelo siano così ingombranti, ma questo lo è davvero tanto. Cioè, forse ho sbagliato anche io perché io ho preso un sacco a pelo da 2 metri, quando io sono alto 1,80 m, di conseguenza forse potevo prendere un sacco a pelo molto più piccolo. Ho detto voglio starci largo la prima volta che l'ho presi, però forse così è un po' troppo largo. Oltre al sacco a pelo mi hanno sempre detto che serve il materassino da metterci sotto. Ora, di materassini ne ho visti parecchi di diversi tipi, quelli blu arrotolati, quelli piegati su se stessi, quelli gonfiabili, che però ho detto come faccio a gonfiarlo, non lo so, di conseguenza alla fine ho optato per uno di quelli pieghevoli perché l'ho visto da Walking Nose e di conseguenza ho detto ok, prendo questo. Cioè, in realtà non è che Walking Nose l'abbia consigliato, ma ho visto che ce l'aveva sullo zaino, sono andato alla Decathlon, gli ho mostrato la foto di Walking Nose, gli ho detto voglio questo, e mi ha detto ok, è questo qua. E quindi eccomi qua. Dentro lo zaino non ci sta, infatti lo attaccherò sopra e mi si vedrà dal collo così sarà tipo wow, sono super esperto di montagna, ma in realtà no. Per attaccare per l'appunto il materassino sopra allo zaino mi sono rifornito di una corda elastica in modo tale che potesse effettivamente restare attaccato e quindi eccola qua. Costa 3,50 € dal ferramento se voleste. Ora passiamo alle cose da campeggio che secondo me sono di fondamentale importanza. Innanzitutto ho portato questa luce da mettere in testa che si chiama... Aspetta, l'ho sentito in 48 video negli ultimi 2 giorni, me lo devo ricordare. La frontale, ah, me lo sono ricordato, l'hai visto, ah, sono intelligente. La frontale praticamente va messa qua. E così di notte ci vedi, wow, incredibile, fantastico. Oltre a questa bellissima luce della chiamata frontale, presa sempre ovviamente alla Decathlon, ormai Decathlon sponsorizzami i video, grazie. Ho preso sempre da loro questa. Questa è una tenda sempre della Quecia da tenere in tenda, si può tenere accesa tutta notte, da quello che so, non è la ricaricabile. E non sapevo esistesse all'epoca, di conseguenza ho preso questa qua che va a pile, però non avendola mai utilizzata non mi si dovrebbe scaricare. E fu così che si scaricò dopo 5 minuti che ce l'avevo accesa. No, vabbè, in realtà spero di no. Comunque è una normalissima luce da tenere in tenda appesa, serve semplicemente per vederci di notte e non utilizzare la frontale dentro in tenda. Dopodiché ho questo set tra piatto e posate, sempre preso la Decathlon, questo lo utilizzo tantissimo, ogni volta che vado fuori lo utilizzo e mi è sempre stato comodo e utile. Oltre a questo, per cucinare ho questa cosa qua, sempre presa ovviamente alla Decathlon, che sarebbe semplicemente un set tra pentola che si apre in codesto modo ed è super comodo perché dopo si aggancia e diventa esattamente un pentolino con ovviamente il coperchio. Dentro ci ho messo anche il fornelletto, ma lo vediamo dopo. E dentro c'è questa posata che fa da forchetta e cucchiaio, il piatto fondo e ovviamente il pentolino. Il pentolino è che è da 900 millilitri, quindi abbastanza grande, abbastanza capiente. Dentro tengo anche questo fornelletto, comprato sempre alla Decathlon. Dopo giù in garage ho la bombola di gas, quella da 450 grammi. Non so quanto duri, ma penso che per cuocere un po' di acqua, per far bollire un po' di acqua, per metterla dentro ai sake bon, perché sì, da mangiare mi porterò i sake bon, penso che vada più che bene. Oltre a questo, ora passiamo alle cose di emergenza, mettiamola così. Come emergenza mi porto sicuramente questo, che è un... praticamente un... come si chiama? Un antivento e antipioggia. Il mio zaino ho scoperto ieri sera che è dotato di un antipioggia integrato. Ma io non sono dotato di un antipioggia integrato, sfortunatamente, anche se mi piacerebbe.
E come disse un meme di quella ragazza di quella politica che teneva la mascherina e disse: se fossi nata con la mascherina sarei un pesce. E io purtroppo non sono nato con le branchie, quindi non posso essere così tanto bagnato dopo un po'. No, vabbè. E mi porto questo qui, che mi è stato utile un sacco di volte, e lo disprezzavo perché dicevo, su me è la cosa più inutile del mondo, ma l'ho sempre portato dietro, ma in realtà in montagna becco quasi sempre pioggia e di conseguenza mi ha salvato dal bagnarmi in modo fradicio una marea di volte, mi ha salvato anche lo zaino della Jordan, perché solitamente vado con quello, ripeto, e questo me l'ha sempre protetto. Ora, stavo pensando di portarmi questi, che sono i pantaloni invernali da neve. E voi direte, ma sei scemo? E io potrei ribattervi con sì, un po' sono scemo, ma è anche vero che in realtà la settimana scorsa, quindi a metà luglio, mi sono stati utilissimi sul Monte Cimone, perché sono andato sul Monte Cimone e in cima al Monte Cimone c'erano esattamente 8 gradi. Abbiamo toccato addirittura i 2 gradi a una certa, ma di media era 8 gradi, abbiamo toccato però i 2 gradi e questi mi sono stati estremamente utili. Mi hanno salvato, secondo me, da una broncopolmonite assurda. Quindi in realtà non so se portarmi, anche se in realtà il meteo questa settimana mette bel tempo e mette una media di 21 gradi di giorno e 14 di notte, quindi in realtà non saprei se portarli o meno. Anche se, devo essere onesto, le altitudini tra Monte Cimone e il monte dove andrò questo weekend sono più o meno le stesse, di conseguenza non lo so. Se avrò spazio lo porterò, se non avrò spazio lo lascerò a casa. Ora, cosa mi porterò da vestire? Beh, innanzitutto partirò con già addosso la tuta, ovvero questa tuta dell'Adidas, molto molto easy, è una tuta corta dell'Adidas, e in più mi porterò questi della Jordan. Questi della Jordan li userò di notte per il semplice fatto che l'elastico si è distrutto e di conseguenza tendono a cadermi e non vorrei rimanere in mutande mentre cammino sul monte, mentre questi qua dell'Adidas sono più che perfetti, quindi utilizzerò questi fino in cima. Nel caso in cui dovesse esserci freddo, mi metterò un sottopantalone, ovvero questo. Questo qua, che è un pantalone tecnico di lana, quindi è pesantissimo, però preferisco morire dal caldo rispetto al morire di freddo, ed è semplicemente un pantalone della Quecia comprato dalla Decathlon a 2,90 euro, una cosa così. Quindi mi porterò questo anche e comunque spero e penso di non utilizzarlo. Oltre a questo mi porterò ovviamente due magliette di ricambio, due magliette di nylon, praticamente di conseguenza non si bagnano, cioè si bagnano però si asciugano alla veloce e non puzzano. E oltre a quello, se ci dovesse essere freddo di notte, mi porterò sempre una maglietta della... No, questa qua non è della Quecia, incredibile, assurdo. Ah, è della Decathlon direttamente, marca Decathlon, maglietta termica molto molto standard, che utilizzerei solo quella, massimo massimo sopra un'altra maglietta, ma nulla di che. Comunque c'è anche il sacco a pelo di notte, quindi non penso di aver così tanto freddo. Queste erano le cose che portavo, che mettevo in zaino. Il cibo, come ho detto, porterò probabilmente due Saikebon e un pochettino di schifezze, ma schifezze intese come biscotti, così giusto per gli zuccheri. Non penso di portare altro. Spero di non portare altro e spero di essermi ricordato tutto. Ah, ultimissima cosa, porterò la crema solare e ovviamente una borraccia da 1 litro di acqua. E ho già controllato, lassù è pieno di fonti, di conseguenza teoricamente non ne avrò bisogno di altre fonti. O comunque nel caso in cui ce ne fosse bisogno di acqua, semplicemente mi butto in un rifugio e dico vi prego dissetatemi e spero di farcela in questo modo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Per favore siate utili anche voi a me, quindi scrivetemi nei commenti tutti gli errori che ho fatto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Da Riccardo è tutto. Ciao!